Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Castlevania Symphony of the Night. Allora, io penso di avere dei seri problemi perché devo finire di registrare tutti i full draw e continuo a registrare questo, quindi giustamente poi non capirò più niente di quello che sto facendo. Comunque, che cosa volevamo dire? Volevamo dire che adesso, prima di andare a fare poi il boss finale, dovremmo andare a fare ancora un po' di cose secondarie nel castello, perché vi ho detto che volevo esplorare tutto il castello. Ci manca ancora un bel po' di parti in realtà. Quindi noi adesso torneremo indietro, perché dobbiamo tornare alla stanza quella dell'orologio. Sì, dobbiamo tornare lì se non sbaglio. E prima però dobbiamo anche cercare una stanza, tipo tornando indietro, sto guardando la mappa, tra l'altro mentre parlo con voi. Dobbiamo cercare una stanza che se non sbaglio si può andare su di qua, yes. Dove devo andare? Proprio su di qua, perfetto. C'è una stanza da queste parti dove abbiamo sconfitto il boss, perfetto, che c'era preclusa per il fatto che non avevamo ancora l'abilità necessaria per poter passare, ma siccome adesso ce l'abbiamo, e abbiamo anche l'abilità Sonar, figata, possiamo andare su di qua, questa stanza, perfetto. Tra l'altro io in queste parti qua poi farò degli abili e sapienti tagli nel momento in cui non parlo, perché sennò diventa lunga la cosa. La Bat-Card abbiamo ottenuto, quindi che cos'è questo? Abbiamo ottenuto un nuovo familiar, ovvero il pipistrello. Qua probabilmente, e se mi porto dietro quello della spada, però in realtà sarebbe utile portarsi dietro quello della fata, che in realtà è quello più utile di tutti, se ci pensiamo, perché potenza di attacco ne abbiamo già abbastanza, quindi non ci serve necessariamente qualcuno che ci dia una mano. Invece qualcosa che ci curi, insomma, potrebbe tornare utile. E quindi torniamo adesso nella Marble Gallery, se non sbaglio. O no, come cavolo si chiamava? No, forse questa zona qua. Sì, la Marble Gallery, questa qui. Perfetto, e dovrei andare a sbloccare praticamente un interruttore che non abbiamo ancora mai sbloccato. Ci serve per accedere alla nuova zona. Tra l'altro, qua se riusciamo, se riesco, perché parlo già al plurale come Mago Thelma, mi faccio paura. Devo cercare, se riesco, come si dice? Un oggetto secondario, quello dell'orologio, per bloccare il tempo. Perché così vi faccio vedere subito una zona nella stanza dell'orologio, la parte destra praticamente. Che non mi ricordo dov'è, però adesso andremo a cercare un attimo, intanto devo passare da sta parte. E se trovo l'oggetto del, ecco qua, esattamente, dobbiamo aprire questa zona qua, ma ci serve l'abilità secondaria, quella per bloccare il tempo, quindi dovremo trovare l'orologio. Fottuto gobbo di Notre Dame minuscolo, Flayman. Ok, e quindi adesso dobbiamo andare, dunque, se non sbaglio siamo qua, perfetto, dobbiamo andare in punta dall'altra parte. E qua, se non sbaglio, troviamo proprio il cronometro, perfetto, proprio quello che ci serviva. Lo prendiamo e torniamo un attimo indietro alla stanza, quella là, così vi faccio vedere quella zona che si può esplorare. Eccoci qua, quindi attivando il tempo, questa è una cosa che se non si sa è impossibile da scoprire questa. La prima volta che ci ho giocato non sapevo assolutamente di questa cosa, difatti ci ho messo un po' a capirlo. E troviamo l'Alucard Shield e un Art Max Up. Tra l'altro adesso prenderemo l'Alucard Shield subito. E poi troviamo ancora qua l'Alucard Mail e l'Alucard Sword. Qua troviamo tutto praticamente l'equipaggiamento, quello finale praticamente. E qui andiamo a vedere come si modifica il tutto. Dunque, aspetta, innanzitutto ottimizziamo, perfetto. Qui abbiamo l'Alucard Sword. Sì, però è più utile l'Holy Rod, a quanto pare, più potente. Quindi non la prendiamo, a meno che non abbia potenzialità intrinseche questa cosa. Poi abbiamo lo scudo, l'Alucard Shield, Resemble Family Shield, e poi l'Alucard Mail, dove cavolo era? Questo qua. Però in realtà ci abbassa tutto. Ah! Ci abbassano tutte le cose, ci abbassa la difesa, però guardate, ci fa diventare resistenti a fuoco, fulmine e ghiaccio, che è un'ottima cosa. Quindi potremmo prendere effettivamente, prendiamola. Tanto era queste qua l'abilità, cioè i potenziamenti quelli che aveva all'inizio Alucard. Potremmo quasi quasi prenderli. Ma sì, prendiamoli, che ce ne frega. E poi proviamo anche la spada per vedere com'è. L'Alucard Shield, anzi l'Alucard Sword, perfetto. Proviamo a prenderci, poi casomai cambiamo di nuovo. E mentre siamo qua facciamo anche un'altra cosa, perché c'è ancora una zona da esplorare proprio qua al centro. E possiamo andarci qua con il pipistrello. Saliamo su di qua e andiamo ancora a esplorare un paio di stanzette che sono qua sopra. Vale assolutamente la pena di farlo, così almeno è già fatto, insomma, è già esplorato per dopo. Dunque, adesso di qua, dunque, cosa troviamo? Vediamo un pochino, non mi ricordo sinceramente. Troviamo una pozione, un martello e un life apple. Ok, perfetto. Non ho idea di che cosa siano questi. C'è cioè, il life apple, per esempio, che cos'è? Tanto per capire, life
Apple, dove sei? Cosa ci dice? Serve probabilmente per curare i famigli, va bene, ce ne faremo una ragione. E poi andiamo da quest'altra parte, troviamo Gravity Boots. Perfetto, qua ci prendiamo magari, siccome quello del tempo non è che ci sarà molto utile, prendiamo la Bibbia. E tra l'altro avete visto, lì c'era un passaggio che sarà preaccessibile tra poco, dopo aver attivato appunto l'interruttore. Ehi, allora! Ma guarda te, infido maledetto. Ok, andiamo qua e sono dalla parte giusta, yes. Devo andare proprio qui. Perché adesso possiamo attivare, in realtà questa porta potevamo già entrarvi prima, perché potevamo già aprire i sigilli. Però abbiamo schiacciato appunto questo interruttore, yes, che ci permette appunto di svelare due passaggi segreti. Uno che ci permette di andare poi nelle catacombe, mi pare. E uno che ci libera semplicemente un passaggio. E tu puoi anche morire, tra l'altro, Ok, quindi andiamo un attimino indietro e andiamo a vedere quel passaggio che c'era poc'anzi. Sì, crepa. Light! Ok. Scendiamo giù di qua e vediamo cosa troviamo adesso da questa parte. Non ho idea di dove. Ah, aspetta. Ah, no, forse. Sì, qui è il punto dove si procede. C'è un altro passaggio che si può. Un'altra botola simile. Conviene andarla a fare subito per non avere più l'incombenza di doverlo fare dopo. Fuck. Allora. Ah, che cazzo! Oddio. Mi sto incasinando. Ok, no, giusto per capire. Vaffanculo, bastardi. Ok, dunque, devo prima andare da questa parte per andare ad accedere a una botola che prima era appunto chiusa. Eccola qui, questa qua sotto. Scendiamo, prendiamo due oggettini facili facili: Attack Potion e Library Card, che torna sempre utile. Benissimo, e quindi adesso possiamo andare appunto dove eravamo prima. Quindi scendiamo giù di qua e andiamo nella nuova zona. Pronta per essere esplorata, perfetto. Sempre col moonwalk, mi raccomando, che è sempre una bella cosa. Perfetto, e qua comincia una zona che non abbiamo per niente esplorato. Ci sono ancora tre zone da esplorare. Qua siamo nelle Underground Caverns. Tra l'altro, bellissima l'ambientazione, merita assolutamente. Ah, tra l'altro, guardate che figata, un sacco di nemici. Conviene fare fuori perché sennò ci seccano da lontano. Ok, qua stanza di salvataggio. No, nessuna stanza di salvataggio. Me lo sono inventato io in questo momento. Dunque, fammi vedere la mappa. Devo capire un attimino dove sono. Dunque, là c'è una stanza di salvataggio. Non l'ho sbloccata, ma la sbloccherò dopo. Tanto poi ci devo tornare. Tanto queste zone qua non sono visibili sulla mappa perché non erano appunto sbloccate nella mappa principale. Quindi non abbiamo effettiva mappa a gioco. Io in realtà ce l'ho a fianco alla mia schermata. Ok, abbiamo trovato un Art Max Up, la bandanna, bandanna, bandanna che si può equipaggiare dove? Qua? Cosa ci dai di utile? Protegge sensitivamente le parti della testa, grazie al cavolo, è una bandana, ma siccome abbiamo una Stone Mask, che ci dà più potere, noi ce ne fregheremo altamente e andremo avanti. Di qua no, non c'è nient'altro, quindi possiamo tornare indietro, ma in realtà nella mappa no, cazzata, è giusto così. È giusto così, Fabio, non ti prendere mal di pancia che non ci sono. Ok, facciamo una cosa, io voglio solo andare a sbloccare la stanza di salvataggio. Ok, per un pelo mi acchiappava. Perfetto, sblocco la stanza di salvataggio, quindi facciamo un salvataggio tanto per, tanto. Uè! Allora, maledetto, tanto per. E poi potremmo decidere se scendere giù di qua o andare dall'altra parte. Io sarei più propenso, e non l'ho salvato, vabbè, non fa intanto, salvo qui save state, dove vai? E sarei più propenso per scendere prima giù di qua, perché abbiamo una zona da andare a esplorare. Dov'è dunque? Sì, mi segna la porta. Aspetta, no, forse. No, perché mi segna una porta qua, perfetto, proprio qui, una porta proprio qua. E andiamo a esplorare questa zona e poi proseguiamo dall'altra parte. Tra l'altro non mi piace la Bibbia. Ah, di nuovo ho preso questo. No, a questo punto è meglio la Bibbia se proprio devo scegliere. Ok, di qua sì, devo semplicemente andare avanti e finire di esplorare questa micro zona. Perfetto. Di qua c'erano degli oggetti da recuperare. Qua c'è un Claymore, interessante. Non li utilizzeremo mai questi oggetti, ce li prendiamo, ma non li utilizzeremo mai sostanzialmente. E niente, devo continuare ad andare giù. Basta, non devo fare nient'altro che continuare a scendere. Perfetto, qua c'è. Si può rompere? No, pensavo si potesse rompere questo, invece no. E qua abbiamo un sacco di anfore da distruggere. Mil ticket. Mil, ah, mi sa che sono tutti mil ticket. Ok. Mi sa proprio di sì, eh già.
abbiamo presi la bellezza di 5. E no, qua un Moonstone. Cos'è? Andiamo a vederla subito. Moonstone. Ah, minchia. Improve status after sunset. Cioè dopo. Ah, buono. Minchia, la equipaggiamo subito. Però com'è che migliora di più con questo? Dunque, questo cosa ci dà? Questa qua. Perfetto. Moonstone e Anchor of Life. Buono. Poco per volta ci stiamo equipaggiando con oggetti potentissimi. Quindi quando andremo a sconfiggere il terribile Richter Belmont non ci potrà più fare niente. Ok, qui abbiamo solo più una stanza da esplorare. Qua? What? Mi sa che qua. Save state tattico? Yes, F1. Perché qua mi sa che c'è qualcosa di losco, eh. Mi sa che qua veniamo trasportati in un'altra dimensione. Perché non è una vera e propria stanza di salvataggio questa. Eh già. Eh già. Cosa sta succedendo? What? Ah, interessante. Nightmare. Siamo in un incubo. E qua c'è una piccola parte interessante da notare. Mother? Questa è sua madre. In realtà, adesso vedremo chi è. No, Alucard. Grande interpretazione, tra l'altro, Alucard. No, mother, no, please, no. Vabbè. Guardami morire e ricordami. Ricorda sempre le mie ultime parole. Yes, mother. Perfetto. Faremo così, madre. Better for them to die than. Sì. Non ci sono mai stati dialoghi in questo gioco. Proprio adesso ci deve essere il dialogo quello lunghissimo. Mi sembra giusto, perfetto. Tra l'altro, io sono. Se c'è uno scontro adesso contro un boss, non ho l'acqua santa, che è sempre quello che mi è venuto incontro in maniera poderosa. E lui si rende conto che questa non è sua madre. Eh sì, siamo in un incubo, quindi. No, you are not my mother. Secondo te? Indovina? E qua abbiamo un bello scontro da fare. Ah, una voce metallica. Interessante. That is too good for you. Succubus. Interessante. Ma parlare di meno agire di più no, eh? Che qua abbiamo da fare. Ok. Perfetto. Vieni qua. Ok. Ah, tanto anche la Bibbia fa danni non da poco. Vabbè. Tanto essendo su in punta, ci torna molto utile questa arma. Perché lei stando in punta non riusciremo molto a colpirla. Qua dovremmo capire qual è quella falsa. Ok, ma tanto l'abbiamo trovato subito. Ok, vai, colpisci e colpisci. Ah, già che io c'ho anche il doppio salto volendo. Ah, magari, ok, qua spuntoni. Ok. Oh, dai. E dai, che puoi morire quando vuoi. Sì. Tu spada, fai qualcosa ogni tanto o non fai niente. Tanto per capire, no? Perché sennò io metto di nuovo la fatina, ok. Darkling, I smell your blood. You're a vampire? Could it be? Sì, lui è solo per metà vampiro in realtà, quindi poche balle. Oh già, sono proprio io, figlio di Dracula. Sempre frasi epiche con un tono proprio pacato e epico allo stesso momento, grandissimo, Luca. Qua, vabbè. Vabbè, ma c'è bisogno di fare questi suoni goderecci, si può anche, insomma, essere un po' più sobri volendo, eh. Ok, qua abbiamo ottenuto il Gold Ring, che è uno degli oggetti che ci servono appunto per un determinato finale. E Keep, intanto abbiamo appena preso Inscription Wear Clock. Dovremmo avere il Gold Ring, il Silver Ring, equipaggiarli nello stesso momento quando saremo nella stanza dell'orologio, Wear Clock, giustamente. Perché? Perché ci darà l'accesso alla zona sottostante alla stanza dell'orologio, quindi per esplorare l'ultima zona sostanzialmente. E quindi dovremo trovare anche il Silver Ring. Silver Ring che troveremo, se non sbaglio, forse proprio nelle catacombe, non mi ricordo.
No, ma cosa stai facendo? Voglio salvare. Ok, perché questa parte qua sta già durando un pochino. In realtà io dovrò fare un po' di tagli qua. Però non mi va di farla durare troppo questa parte. Perché qualcosina abbiamo fatto e poi finiamola proprio in bellezza con lo scontro contro Succubus. Quindi io direi per questa parte possiamo dire che è tutto. Nella prossima parte finiremo di esplorare le Underground Cavern. E andremo poi sotto nelle zone tipo nelle mine abbandonate, nelle catacombe. Insomma, ci sarà ancora un pochino da fare. E poi andremo poi anche a fare magari lo scontro finale, se Dio vuole. Quindi niente, per ora è tutto. Io come sempre vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare il video, a condividerlo se vi va. Per ora è tutto, noi ci vediamo alla prossima parte di Castlevania Symphony of the Night per PS1. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!